È ormai risaputo che per aiutare una persona bisogna ascoltarla, anziché parlare in continuazione. Perché quando ci mettiamo ad ascoltare gli altri per avviare un colloquio di aiuto efficace anche a livello professionale, dovremmo tener conto innanzitutto di alcuni fattori come il contatto visivo, l'espressione facciale, la prossimità fisica, la giusta distanza, posizione del corpo, il tono della voce giusto, pause. E dovremmo soprattutto fare uso di feedback. Risposte brevi che rispecchiano quanto ha detto lui e come si sente anche dette risposte riflettenti, cioè che rispecchiano la sua comunicazione, rispecchiano un vissuto emotivo, per esempio, vuol dire far sapere all'altra persona che riusciamo a comprendere in qualche modo il suo stato d'animo, come si sente. Rispecchiare il contenuto di una conversazione significa invece ribadire gli aspetti più importanti di ciò che l'altra persona ci ha confidato in modo sintetico, impiegando parole diverse dalle sue, un appropriato utilizzo nella riformulazione, trasmette all'altra persona un messaggio importante, cioè che la ascoltiamo e la comprendiamo, e questo la aiuta a comprendere meglio a sua volta le proprie esperienze emotive e la incoraggia a continuare a raccontarci le sue esperienze che ha deciso di condividere con noi per farsi aiutare. Quando facciamo uso della riformulazione, non è il caso che ci preoccupiamo troppo. Se non sempre riusciamo a essere precisi come vorremmo, se il nostro interlocutore, il modo di riformulare è inaccurato, infatti è probabile che comunque il diretto interessato ci corregga e così facendo riesca lui stesso ad esprimersi, ad esplicitare meglio il suo vissuto emotivo, a chiarirsi. Per esempio, poter dire no, più che insoddisfatto, mi sento triste, delusa, e si chiarisce. Ora, questa tecnica di colloquio è un modo possibile per coinvolgersi con qualcuno e mostrargli un atteggiamento di rispetto e di autentico interesse, ascoltandolo in modo da fargli capire che quello che ci dice per noi è importante. Una volta che qualcuno abbia cominciato a narrare la sua storia, potremmo scoprire che questo è il motivo per il diretto interessato di confusione, disorientamento. Lui stesso non capisce che cosa si muove dentro di lui. Avrete quindi bisogno di districarvi in mezzo alle cose che vi ha raccontato, così da aiutare anche lui a vedere meglio dentro se stesso. Facendo questo, ti sarà possibile mettere a fuoco, poco alla volta, i problemi essenziali, quelli da cui dipendono tutti gli altri, e quindi magari ad affrontarli da solo o con aiuto. Questo è il massimo aiuto che si può dare ad una persona. Aiutare ad aiutarsi a crescere. Abbiamo detto che uno dei modi più utili per aiutare gli altri è quello di ascoltarli e comunicare con loro in modo da incoraggiarli ad esprimersi liberamente, perché questo è di aiuto, perché si sentono accettati e quindi valorizzati per quello che sono. Abbiamo anche sottolineato l'importanza del tipo di relazione che si deve creare tra chi offre aiuto e chi lo riceve. Un aspetto cruciale per creare questo tipo di relazione sta nella capacità da parte di chi offre l'aiuto di immedesimarsi nel punto di vista della persona in difficoltà. Questa capacità si chiama empatia, anche se ci troviamo tutti nello stesso mondo fisico, lo viviamo in modi differenti, perché lo guardiamo da prospettive o quadri di riferimento diversi. Nell'empatizzare con una persona che vuole l'aiuto, uno psicologo, un psicoterapeuta, un genitore anche o un counselor, mette da parte il proprio quadro di riferimento e in quel momento adotta il quadro di riferimento di chi intende aiutare. In questo modo potrà allora capire come egli vive gli eventi nel suo mondo, in effetti, come si sente, in effetti può anche sentire ciò che l'altro prova riguardo agli eventi e come se quei sentimenti fossero proprio i suoi. La qualità del come se dell'empatia è un aspetto cruciale della professionalità di chi offre aiuto, uno psicologo, counselor, psicoterapeuta. Deve essere capace di lavorare in questo modo intenso e pieno di emozioni con chi chiede l'aiuto e nello stesso tempo di non farsi travolgere dalle emozioni. Questo controllo da parte di chi aiuta è cruciale per chi viene aiutato, perché gli offre la sicurezza di sapere che chi lo aiuta, anche possa sentirsi lui possa sentirsi disperato, perso nel suo mondo, depresso, chi lo aiuta, genitore, psicologo, counselor, sarà affidabile, tranquillo e coerente, e allo stesso tempo sensibile nei suoi confronti. Per essere empatici è necessario vedere la situazione dal punto di vista dell'altra persona. Tutto questo servirà a confermare la sua storia e anche a confermare la persona stessa, se mostrare che riusciamo a guardare la situazione dal suo punto di vista e a capire i suoi sentimenti. In questo modo riusciamo a
farlo sentire capito, se riusciamo a calarci nel punto di vista dell'altra persona, vedendo proprio, tra virgolette, un'immagine simile a quella che lui descrive, sarà più facile convincerla che lo comprendiamo veramente e ne rispettiamo il punto di vista, si sentirà quindi più valorizzato e meno a disagio, si può così instaurare una relazione di aiuto efficace. È meglio capire il punto di vista dell'altro, dobbiamo comunque riferirci al suo contesto, che non può non tener conto di variabili come il genere, l'orientamento sessuale, l'estrazione culturale, l'età, la fase della vita. Per esempio, di fronte a un determinato problema, una persona giovane e un'anziana potrebbero reagire in modi completamente diversi da loro. Certi problemi possono essere, avere un peso molto maggiore in età avanzata che in gioventù, viceversa. Perciò è necessario guardare il problema di una persona nel più ampio contesto della sua fase di vita. Per esempio, una madre potrebbe utilizzare le abilità di queste abilità di aiutare per meglio ascoltare la figlia adolescente, calandosi nella sua età, mentre questa racconta dei problemi che ha con il suo migliore amico, anche la madre è stata adolescente, perciò è facile che riesca a capire come si sente la figlia in quel momento, così a livello professionale chi aiuta uno psicologo, un counselor, eccetera. Grazie alla sua esperienza personale sarà possibile farsi un'idea abbastanza chiara del contesto in cui si inscrive il problema di chi chiede l'aiuto, ricordandosi come stava lui da adolescente. Dovrebbe riuscire quindi a immedesimarsi piuttosto bene dal punto di vista di chi chiede aiuto e quindi ad empatizzare per essere maggiormente di aiuto.